E come in una guerra, la periferia di Milano è divisa in zone. Qui le case popolari non hanno un nome, li chiamano blocchi, come tra le gang americane. E questo è il risultato. A Milano si spara ancora. Qui nei blocchi, nei palazzini di periferia, i citofoni non hanno nome, soltanto un numero. La gente ha paura anche di uscire, anzi spesso di uscire, magari se esce solo giusto il tempo di fare la spesa e poi tornare subito a casa. Qui c'è spaccio, anche microcriminalità. E da qui probabilmente tutto parte. Spesso parliamo di ragazzi di seconda e terza generazione, di famiglie straniere. Vivono una situazione che li porta poi ad organizzarsi, a muoversi in branco. Mamma, non mi prenderanno più caramba. Come quello che lo scorso aprile prese d'assalto la polizia è intervenuta per fermare un concerto rap abusivo tra le palazzine popolari. Piazza Salinunte, quartiere San Siro, la chiamano la Molenbeek italiana. Nelle scuole di questa zona il 90% degli alunni è straniero. Tra le palazzine popolari si annida un razzismo al contrario. Qui a essere odiato è il bianco, l'italiano. Per strada nessuna donna, solo uomini, tutti stranieri. Guardano, osservano chi non è del blocco. È da queste zone che, secondo gli investigatori, proviene il branco che ha molestato le turiste in Piazza Duomo a Capodanno. Ho l'impressione che a volte addirittura le famiglie non siano proprio così consapevoli di che piega e che deriva prenda il minore. Giusto, mon schiado la fei. Ma se tu veux. La petite substance. Yeah, yeah. Piazza dei Mercanti, zona Duomo, è questo il punto di arrivo delle gang che partono dalle periferie. Si muovono in gruppo, in branco, spesso ispirati dai testi e dalle storie dei trapper, dove la ragazzina diventa un oggetto, il trofeo da conquistare per le gang. Puttana, questa muove culo tipo cubana. Eravamo a Milano per due giorni, io e la mia amica. Siamo venute dalla Germania per Capodanno. Abbiamo pensato di andare in Piazza Duomo a vedere i festeggiamenti. C'erano tante persone, la musica, i fuochi d'artificio. Do you remember the hour? Che ora era? The hour? It was before midnight. Prima di mezzanotte. A un certo punto ci siamo trovati in mezzo alla folla. La mia amica mi ha detto, qualcuno mi ha toccato. Abbiamo cercato di spostarci, ma poi qualcuno ha toccato anche me, il sedere. All'improvviso ci hanno spinto in mezzo al gruppo, sono caduta a terra. Hanno iniziato a toccarmi in tanti, tenendomi ferma. Mi hanno aperto la giacca, mi hanno alzato la gonna, hanno cominciato a mettere le dita tra le mie gambe. Grazie a Dio per il freddo avevo messo dei pantaloncini sotto la gonna. Ricordo che giravo la testa velocemente, vedevo una mano, poi l'altra. Così tante mani sul mio corpo, sul mio seno, tra le gambe, sul sedere. Non so quante mani avevo addosso, ma erano tante. Penso fossero 30 uomini, non lo so, forse 50. Non si fermavano, mi hanno strappato via il reggiseno, mi toccavano il seno. Ero nuda, ero nel panico. Ho cercato di proteggere il mio corpo da tutte quelle mani. Cosa ha pensato in quel momento? Quando sono caduta a terra è stato tutto così veloce, ho pensato, mio Dio, stanno per stuprarmi. Vedevano che piangevo, li supplicavo di fermarsi, ma non si fermavano, ridevano, quelle mani erano così aggressive, con forze le infilavano tra le gambe, non posso immaginare cosa sarebbe accaduto se non avessimo avuto i pantaloncini. Vi dicevano qualcosa? No, I just heard like... Parlavano tra loro, non ricordo bene, ma ho sentito che parlavano in arabo. Non so se tutti, ma sentivo una lingua araba. Non so come ho trovato la forza di alzarmi da terra. Solo alla fine, solo dopo almeno 10 minuti, credo, siamo riusciti a scappare verso le transenne. È quella la parte che si vede nel video che è stato pubblicato, ma le cose peggiori erano accadute prima. Quando eravamo a terra in mezzo a quella folla, abbiamo sempre cercato di stare unite tenendoci la mano. Non avete fatto denuncia alla polizia italiana, ma solo a quella tedesca? In Germany. We filed a complaint in Germany. Abbiamo denunciato in Germania, ma poi abbiamo parlato con gli investigatori italiani, ci hanno detto che lavoreranno insieme. They told us that they are going to work together. But in quella sera non avete parlato con la polizia? No, because abbiamo cercato di spiegare cos'era successo, ma nessuno parlava inglese. I poliziotti italiani non sono intervenuti. Quando ci siamo divincolate, abbiamo raggiunto le transenne, ci spingevano contro. C'erano almeno 5 poliziotti che vedevano.
Non so perché non sono intervenuti. Non so se hanno capito cosa stava succedendo. Forse no. Non potevano vederci quando eravamo a terra in mezzo al gruppo. Ma poi quando eravamo alle transenne, sì. Chiedevamo aiuto, urlavamo, stavamo guardando verso di loro. Aiutateci, aiutateci. La cosa scioccante, quando siamo uscite dalla calca, è che ci hanno detto solo mettetevi la mascherina. Noi stavamo piangendo. Loro ci hanno detto solo questo, mettetevi la mascherina. Che cos'è la nuova censura di cui parla nel suo libro? La censura, bien sûr, ça existe toujours. La censura, naturalmente, è sempre esistita, ma senza dubbio alcuno era qualcosa che era imposta dallo Stato. Adesso assistiamo ad una nuova forma di censura, quella imposta dalla cosiddetta ideologia dominante, e riguarda tutti quei temi alla moda che rendono poi i social e il dibattito pubblico una sorta di tribunale permanente. Penso al grande tema dell'immigrazione. Su questo tema notiamo un silenzio assordante. Per esempio, le donne che denunciano e protestano giustamente contro le violenze domestiche o quelle sessuali cambiano completamente atteggiamento se queste violenze vengono commesse da persone del terzo mondo, immigrati o discendenti di immigrati. In questo caso sono in una sorta di imbarazzo. Non bisogna stigmatizzare o denunciare queste persone. Se il violentatore è un maschio bianco eterosessuale, possiamo dire quello che vogliamo. Ma se si tratta di un immigrato, allora bisogna fare attenzione, altrimenti si rischia di passare per razzisti. Siamo davanti ad una censura sottile che proviene non dallo Stato, dall'ideologia dominante. Che fa sì che le persone si sentano molto a disagio in una sorta di cortocircuito. L'immigrato è nelle loro teste sempre la vittima. Diventa in qualche modo impossibile condannarlo.